Venezia, Scuola Grande di San Teodoro, ci troviamo in questa splendida cornice per incontrare la pittrice Anna Urbani De Gelto. Anna, raccontami un pochino di te. De Gelto sono già stati ricordati in passato come pittori, quindi è un male di famiglia fare sì. I pittori. Raccontaci qualcosa. Sì, racconto di questo male di famiglia che ha contagiato anche me da sempre. Quindi la pittura fa parte della mia famiglia, di me, del mio modo di essere e rappresenta la mia libertà. Meraviglioso, meraviglioso. Hai tratto ispirazione dal passato, dai pittori che ti hanno preceduto nella tua famiglia, o hai scelto una strada personale, tutta tua? No, io ho guardato sempre molto, però non mi sono ispirata a nessuno. Io ho guardato le persone, la loro anima, perché mi piaceva dipingere innanzitutto la persona, ma i sentimenti, tutto quello che mi circonda, e l'ho interpretato secondo il mio sentire, senza pensare a nessun modello, a nessuna scuola, così quello, cercando di essere me stessa, perché è la mia libertà. Complimenti veramente. Le tue opere infatti rappresentano questo senso di libertà di cui stai parlando, perché spazi non controllati, non definiti, ma immaginati, come questo abbraccio alla luna, in cui il mondo sembra contornare questa luna, ma il mondo c'è tutto, come dicevi tu, ci sono anche i fiorellini. Sì, perché è un mondo un po' in difficoltà anche, però questi fiorellini danno la speranza e si intravedono qui. Quindi la tua anima emerge anche nelle tue opere. I colori che preferisci sono colori tenui, dovuto proprio al tuo carattere, penso. Non ti ho mai vista con colori violenti. No, amo molto anche la trasparenza, le sfumature, anche i colori vivi, però inseriti in un contesto più dolce. Sì. Non mi piace la pittura violenta, abbiamo già tanta violenza intorno, che la pittura mi dà il senso della pace. Certo, quindi a nome della Dam Venice Art Gallery noi ti facciamo i complimenti, ti diamo veramente il benvenuto. Grazie. In questa splendida mostra, e sicuramente le tue opere saranno apprezzate. Io ringrazio grazie, voi. Grazie. Grazie.